Buonasera, interventi. mi chiamo Domenico Santucci, sono un ex pilota di aviazione generale e un esperto di aviazione da oltre 40 anni, anche con corsi e conferenze che ho tenuto all'ITI, all'università. Io più che una domanda volevo fare un'integrazione a quello che è stato detto dai vari relatori, se possibile, se no mi accodo e parlo dopo, insomma. Se è breve, altrimenti si fa dopo. Sì, sarò abbastanza breve. Cioè, io volevo dire questo. Secondo me la situazione dei decolli verso il mare su Pisa si può risolvere, non dico in maniera semplice, ma insomma ci sono gli elementi per poterlo fare. Innanzitutto c'è da considerare che Pisa è un aeroporto dove i venti prevalenti durante tutto il giorno, tranne la notte, vengono da ovest e sud-ovest. E quindi diciamo sarebbero l'ideale per poter decollare dalla pista 22 sinistra, che è quella che fa permettere il decollo diciamo verso il mare. Poi abbiamo notato, io faccio parte di un coordinamento No Aerei sulla città che a suo tempo aveva fatto la raccolta di firme e ha interloquito anche con la 46esima Aerobrigata, con l'ENAC, con Toscana Aeroporti, eccetera. Abbiamo notato dai dati di Flight Radar e dai dati di Windfinder, che è un sito che fa vedere qual è l'intensità e la direzione del vento, che negli ultimi anni ci sono stati tanti tanti decolli verso la città ingiustificati, perché addirittura gli aerei avevano il vento in coda oltre i 10 nodi, che rappresenta un pericolo, e più che altro dal mare non veniva nessuno. Pisa è un aeroporto che diciamo prevede avvicinamenti strumentali dal mare, quindi tutti gli arrivi vengono per forza dal mare, perché c'è uno strumento che si chiama ILS che a 15 miglia dalla pista permette agli aerei di allinearsi e di arrivare diciamo anche in condizioni di scarsa visibilità sulla pista. Per cui ecco, c'è questo la possibilità sicuramente è notevolmente più ampia dei decolli verso il mare, proprio per questo motivo. Abbiamo visto per esempio tracce radar di velivoli rivolti che avevano come destinazione sud, Palermo, Catania, la Spagna, eccetera, decollare sulla città quando dal mare non veniva nessuno, fare un circuito standard e ripassare sul campo a 5.000 piedi d'altezza e dirigersi verso sud. Questo immotivatamente, cioè senza, e ci sono tanti tanti esempi di questo tipo, non si capisce bene quale sia stato il motivo. Questo comporta, oltre che a un inquinamento acustico per il passaggio dei velivoli sulla città, anche un maggior consumo di carburante per le compagnie aeree, perché chiaramente decollando sulla città gli aeromobili devono fare tutta la pista secondaria di rullaggio, circa 2.700 metri, e poi devono decollare verso la città, fare un 360 gradi per ripassare sul campo, bruciando centinaia e centinaia di chili di cherosene. Quindi questo si ripercuote poi, oltre che all'inquinamento acustico, anche su una ricaduta di particolato sulla città ed un danno anche per le compagnie aeree. Infatti non si capisce come mai alle compagnie aeree diciamo stia bene, non abbiano sollevato il problema, ecco, in questo senso. Insomma. Grazie. Aspetta, è un'altra cosa è quella che si potrebbero, però insomma è una mia idea. Un minuto perché abbiamo un collegamento poi dal CNR. Fare dei decolli comunque verso il mare, magari con un apparato radar un po' più sofisticato, anche se ci sono degli arrivi strumentali dal mare, magari facendo delle virate diciamo più rapide in modo da liberare il percorso di discesa. Oppure si potrebbe rivedere il programma degli slot, per esempio con le compagnie aeree, nessuno ne ha mai parlato. Cioè, gli aerei hanno uno slot per poter partire, per poter arrivare. Riprogrammiamo questi. E un'ultima cosa, ci sono verificati due anni fa, per esempio, tanti aeroporti grossi, a partire da Milano, Roma, Heathrow, eccetera, eccetera, hanno dei circuiti di holding, di stazionamento sul campo, in caso di traffico. Per cui se ci sono aerei che arrivano dal mare, per permettere i decolli verso il mare,
potrebbero mettere i velivoli in arrivo, in attesa, in pile, in circuiti di holding e farli aspettare finché non si è liberato il circuito. Bene. Volevo precisare questo. Grazie. Grazie a lei.